Tutto in 90 secondi e in piena fase di recupero. Prima al 48esimo il pareggio della formazione ospite ad opera di Marcelli, lesto a mettere il pallone alle spalle di Bucosse, ma la gioia del pareggio ospite è durata veramente un'inezia. Riprende il gioco, punizione Cremisi, il pallone che viene scaraventato in aria e la zampata vincente di Edoardo Bartoli, un tiro che vale 3 punti d'oro per la formazione del Tolentino. Questa l'istantanea che meglio descrive il derby della 28esima giornata al Della Vittoria tra i padroni di casa in maglia nera ed il Castelfidardo guidato dall'ex giocatore Cremisi Manolo Manoni. Entrambe le formazioni reduci dal successo pieno nell'ultimo turno di campionato si affrontano con obiettivi decisamente diversi. I padroni di casa vogliono continuare a sognare in un'avventura così bella che nessuno avrebbe mai pronosticato, mentre gli ospiti devono cercare di muovere la classifica ed uscire fuori dalle sabbie mobili insidiose per centrare la salvezza. Nel Tolentino si nota l'assenza di Edoardo Mengani, rimasto fuori a seguito di una indisposizione fisica virale. Mister Mosconi comunque manda in campo l'11 oramai più collaudato, schierando come consuetudine il 3-5-2 con Padovani e Zammarchi in avanti e in mediana sulla destra Mattia Stefoni prende il posto dell'indisponibile Mengani. 4-3-1-2 invece lo schieramento messo in campo da mister Manolo Manoni, con Perkovic e Braconi come coppia d'attacco e Bracciatelli a fare da tre doni d'onna tra centrocampo e d'attacco. Ben 5 under da parte schierati dai due allenatori sin dal primo minuto. Parte subito cercando di spingere sull'acceleratore la squadra di casa. All'8° Zammarchi guadagna un calcio di punizione sulla sinistra, si porta la battuta Capezzani che però mette direttamente fuori bersaglio. 3 minuti più tardi ancora manovra del Tolentino. Dalla destra arriva uno spiovente per Severini che però tergiversa un po' troppo e così non trova la giusta mira. Il risultato però cambia al 19° minuto. Susseguentemente a un tiro dalla bandierina, Miccoli sospinge la sfera dentro l'area di rigore ospite, sfera per Tortelli che a sua volta appoggia Capezzani e palla nel sacco per il vantaggio del Tolentino. 33esima rete stagionale dei padroni di casa e terzo sigillo personale da parte di Lorenzo Capezzani. Al 28esimo ancora un'azione che inizia con un calcio piazzato. Severini scodella per Stefoni, conclusione di prima intenzione con la sfera che non c'entra lo specchio della porta Fidardense. Ospiti che si fanno vedere al 31esimo con la prima opportunità, il tiro di capitan Bracciatelli si spegne sopra il montante. Al 46esimo scambio Severini-Tortelli, quest'ultimo impatta il pallone in maniera non precisa e palla che non entra nello specchio della porta. Si presenta in campo per la ripresa più determinata la squadra del Castelfidardo che fa più possesso palla nei primi minuti senza però rendersi mai pericolosa in avanti. All'8° Zammarchi di rapina sul centrale difensivo ospite allunga per il neo entrato Bartoli che però viene anticipato dal portiere bianco-verde. Al 15esimo ancora una stoccata di Stefoni servito da Bartoli ma il portiere ospite ferma senza nessun problema. Ancora una grossa occasione per il Tolentino direttamente dalla battuta del 6° corner. Il piattone però di capitan Padovani va a farsi a benedire sul fondo. Ancora al 39esimo il capitano Cremisi che va alla ricerca del raddoppio e il pallone che si spegne sull'esterno della rete. La formazione di casa non riesce a concretizzare, così in piena fase di recupero, dopo una efficace giocata la squadra di Manoni trova il pareggio con Roberto Marcelli, bravo a mettere il pallone alle spalle del numero 1 Cremisi. Partita chiusa con le formazioni che si dividono la posta in palio, nemmeno a pensarlo. Calcio piazzato per il padrone di casa, Severini lancia lungo dentro l'area, Nonni appoggia per Bartoli che in qualche maniera e anche con un po' di fortuna riesce a mettere il pallone per la seconda e decisiva rete dai padroni di casa. 15esimo successo stagionale per la squadra di Mosconi che dopo 28 giornate porta a 50 i punti in classifica. Allora mister, altri 3 punti e siamo a quota 50. Sì, vittoria importante, vittoria con il cuore. Abbiamo avuto la pecca di lasciarla aperta, non l'abbiamo chiusa. Poi alla fine stiamo facendo anche una gestione giusta, però quando lasci partite così in bilico c'è che loro ti fanno un'azione, trovano il gol, sono stati bravi sul gol. Però alla fine abbiamo reagito subito, vittoria giusta, alla fine meritata, dispiace per loro perché anche se è un derby è sempre una squadra delle Marche, gli auguriamo di salvarsi, noi dobbiamo continuare, noi stiamo facendo una stagione favolosa e bisogna continuare, i ragazzi stanno dall'inizio, stanno giocando da eroi, ma eroi significa che fanno in base alle possibilità loro e quello non è l'eroe che va oltre, in base alle possibilità loro è importante. È soltanto che bisogna continuare, pedalare, testa bassa,
umiltà giusta. Ecco, adesso giovedì abbiamo una partita importante contro una squadra che due di loro vale come tutto il Tolentino, però queste cose a noi ci esaltano, non è che ci buttano giù. Sicuramente mancheranno tre giocatori importanti, però chi c'è, questo è un gruppo di eroi e dobbiamo contare così. Mi dispiace che oggi l'Albero ha fatto una gestione sulle munizioni clamorosa, perché sembra che è stato un bollettino di guerra, invece è stato un derby bello, tra virgolette, corretto da ambo le parti, soltanto che ci ha avuto il cartellino facile giallo, però non va niente. Tiriamo avanti, mettiamo su altri 11 guerrieri e cerchiamo di andare a fare bene a Notaresco. Allora, mister Mannoni, una partita che era stata ripresa, poi tutto in pochi secondi è scivolato via. Sì, diciamo che tosta, perché comunque i ragazzi hanno dato l'anima contro una squadra che in questo momento sta bene fisicamente, mentalmente, contro una squadra che è serena, quindi una squadra forte in questo momento. Noi sapevamo di venire a fare una partita difficile, complicata, abbiamo cercato di mettere in campo tutte le nostre armi e un po' d'amarezza ci rimane, perché poi col Tolentino sembra il destino, che l'ultimo secondo ci condanna un po', però dobbiamo alzare la testa velocemente, perché non è compromesso nulla, abbiamo perso una battaglia ma non la guerra, anche se è un termine che in questo periodo non è bello usare, però sportivamente parlando. E niente, dobbiamo ricaricarci subito, perché giovedì ci aspetta una partita fondamentale dove dobbiamo far di tutto per portarla a casa.